Innanzitutto è bellissimo vedere tutti questi ragazzi, queste ragazze. Oggi noi vogliamo fare un passaggio di testimone. Un passaggio di testimone che è quello dei valori della nostra regione. Si parte dall'abolizione della pena di morte nel 1786 e si dice che noi vogliamo restare all'avanguardia nel tema dei diritti. I bulli di oggi sulla rete potranno essere i violenti di domani. Come si fa a fermare tutto questo? Si fa creando una cultura diffusa, parlando con le ragazze e i ragazzi, chiedendo che lo facciano nelle loro case e mandando a loro un messaggio forte. Non siate indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte. Spesso vi capita che un vostro amico minacci, violenti, usi linguaggi d'odio verso un suo compagno di classe. Denunciatelo, abbiate la forza di raccontare quello che accade, perché chi subisce violenza fa fatica a farlo. E allora la Toscana deve mandare questo messaggio, lo deve fare con grande forza, sapendo qual è la parte giusta della storia da cui stare. Io mi fido molto delle nuove generazioni, io credo che siano più avanti di noi nella capacità di leggere il presente ed il futuro e attraverso le loro lenti voglio costruire la Toscana del domani, una Toscana che continui a essere aperta, accogliente, inclusiva. Io lo dico a chi non mi conosce e mi segue da casa, io non sono nato in Toscana, ho scelto la Toscana, l'ho scelta perché terra di diritti, perché terra aperta e inclusiva e vorrei che i miei figli un giorno potessero decidere se vivere o non vivere in questa regione, la più bella del mondo, in base a quelle che sono le opportunità che noi gli offriamo. E qui c'è questo patto che oggi andiamo a siglare e in questo patto noi vogliamo sottoscrivere un manifesto, che è il manifesto per le parole non ostili. La Toscana deve essere avanguardia anche su questo. Dobbiamo iniziare noi politici a usare il linguaggio adeguato. I numeri parlano chiaro. Su 800.000 tweet che sono stati esaminati da inizio dell'anno a ottobre, il 68% usa linguaggi d'odio. Non so se capite la potenza del problema. E allora i linguaggi d'odio, soprattutto verso le donne, e molto spesso quel linguaggio d'odio si trasforma in violenza, violenza fisica. Noi dobbiamo lavorare insieme alle ragazze e ragazzi, oggi è solo l'inizio, andremo nelle scuole, costruiremo cultura civica, lavoreremo insieme perché la Toscana resti sempre dalla parte giusta della storia.